In pratica la sigla della Valve. Cioè, quando voi lanciate un gioco della Valve, c'è sempre un tipo, no, che ha una valvola rossa sulla testa e c'è la canzone. Questa qua. Vabbè, qua però non c'è quello con la valvola rossa, ma c'è, ci sono questi due soldati qua. Allora, prima di cominciare questo primo episodio delle Road to Commander, voglio ringraziare due utenti per avermi consigliato nel video scorso, nel video precedente. Un utente mi ha scritto con un linguaggio molto aulico di non filmare gli intermezzi fra una partita e l'altra. Beh, io direi di filmare solo quelli che sono abbastanza interessanti, tipo uno contro uno e queste cose qui, perché è bello vederli con la telecamera libera. Secondo ringraziamento va un utente che mi ha scritto di sparare piccole raffiche alla volta, ok, per cercare di essere più preciso. Io ci ho provato, però non so perché, ma cioè, i nemici con un colpo mi freddano, mentre io tipo un caricatore intero, anche se prendo il caricatore, lo stacco e lo lancio contro il nemico, non si fa niente, quindi non so perché, ma non riesco a uccidere i nemici in pratica, non riesco a uccidere i nemici, questo mi fa incazzare. Ora, Dust. Canzone, c'è canzone. Nome che mi fa venire in mente una canzone dei Queen, che voi dovreste conoscere, se no la vostra cultura musicale, come dire, è abbastanza penzolante, come dire, quindi Dust fa venire in mente la canzone che voi mi scriverete nei commenti, ok? Allora, cominciamo questa partita. La mappa è Dust. Ok, allora, questa mappa qui non l'ho mai. Boh, ah sì, forse questa l'ho già provata. Allora, granata, 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 molto bene. Io ora sto prendendo sempre la. Ma cosa? Ah, è vero che era sul riscaldamento. Cioè, all'inizio di ogni round di solito si prende sempre la Desert Eagle perché non si hanno abbastanza soldi per comprare altre armi. Quindi hanno tutti la Desert Eagle nella maggior parte dei casi. Questa mappa qua l'ho già provata, so qual è. È abbastanza tosta questa. Specie per quelli che nascono nel nostro spawn che fa abbastanza schifo. Vabbè, allora. Ok. Qui saranno tutti i nemici. Eccolo, eccolo, eccolo. Un po' lo danneggiato. Ma muori, porca troia! Vedete che, cioè, non schiatta mai. Non schiatta. Porca merda, stanno arrivando. Io ho solo 18 di vita, non posso curarmi. Cosa abbastanza triste. È che non puoi curarmi. Una cosa molto, come dire. Ecco, io mi piazzo qua. Poi qui se arrivano li posso sorprendere. Cioè, cosa molto triste, che non puoi curarti, cioè, mi fa abbastanza incazzare, scusa. Cioè, uno potrebbe curarsi, no? Se no, cioè, magari uno, non lo so, si prende un colpo di cecchio, rimane a uno di vita e non può più fare niente, è condannato a morire. Vabbè. Allora, qui sono tutti svignata. Siamo rimasti io e un altro, mentre loro sono ancora in 6. Figa! Ah, no, m'hanno visto. Mannaggia. Presumo che in questa partita ci, come dire, ci apriranno il culo, eh. È soltanto una mia presunzione. Boh, non lo so. Vabbè, adesso cominciamo a fare sul serio. Prendiamo quest'arma qui, una granata. Ah, giusto, potevo anche tirare la granata. No, no. No, no, scherzavo. Allora, vediamo di seguire gli altri, no? Sempre meglio stare insieme. Specie per quelli noob come me. Ah, giusto, da dopo posso prendere il cecchino, stare qua camperato come un'altra volta. E ho fatto tipo 3 kill, erano tutti là e li ho uccisi tutti. Vabbè, vediamo un po'. Questo punto qui è il ponte della morte, cioè scattano sempre tutti qui dentro. Vediamo se io salgo qui al mio 3. 1, 2, 3. Ok, non c'è nessuno. Qua è morto uno, quindi ci sarà sicuramente un camper. Stava tirando una granata. Oh Cristo, no, 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 no. Porca puttana, non muore mai, madonna che. Vedete che odio quando fa così, che odio, che odio, che odio. Eppure sto qua, quanta vita, ecco. Quanta vita? Ah, 35 di vita. Ok, gli ho sparato 4 colpi, lui con un maledetto colpo mi ha tolto tipo 46 di vita, 44. Madonna che odio, che odio. Se voi ci fate caso, i terroristi sono sempre quelli più scarsi, non so perché, ma boh. Ho come l'impressione che i terroristi siano sempre quelli più scarsi. Forse dietro questa scelta si nasconde un messaggio pacifico, tipo che i terroristi sono sempre quelli più scarsi, perciò gli altri, cioè sono quelli antiterroristi, sono quelli che vincono sempre. Sicuramente quelli, sicuramente. Allora, boh, facciamo la tattica che vi ho detto prima. Ok,
Perché qua mi sa l'unico modo è camperare. Sono qui, ti uccido subito. Allora, ecco, vedi, questo qua ha la mia stessa opinione. Io sto qui camperando, sì, voglio stare un po' camperando. Alla fine non si è pro se non si campera un po', no? No? Vabbè. Che cazzo vuole? Oh, le palle. Ci sono questi simpaticoni che continuano a coltellarti. Vabbè. Allora, qui non c'è nessuno. No. Lì. Questo qua è FK. Quindi meglio stare un po'. Vediamo. Vabbè, no. Ora siamo messi meglio. Loro sono in... noi siamo in 5. Oh, 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 oh. Cosa vedo nei miei occhi? Cosa vedo nei miei occhi d'elfo? C'è qualcuno? Oh, ho visto una testa. Vediamo. No. No. No! L'avevo preso, l'avevo! L'avevo... Oh, bella. No. Non è morto? Facciamo così, va. Dai, sei, esci fuori, esci. Oh no, ma dai! Cosa l'avevo preso? Ecco, ecco, bastardo! Stai fermo, stai fermo, stai fermo. Porca puttana, porca troia, porca Eva, porca Eva, porca Eva, porca Eva, porca Eva. Bella, l'ho ucciso, l'ho ucciso, l'ho ucciso. Mi sa che questo aveva soltanto tipo uno di vita e ha provato pure a uccidermi. Ora io ho 26 di vita, merda. No, 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 no. Sì, sì, sì. Bella. Ho fatto fuori ben due persone in questo round. E devo dire che mi è cavata molto di culo. Beh, ora cambiamo tattica perché quelli ora sapranno che io sono di temperato. Quindi verranno tutti là. Facciamo sempre questo. Ora prendo la mia arma da sfondamento preferita. Una bella P90. Io volevo andare là, ma tanto tutti sono qua, quindi li seguo. Perché stare da solo è sempre, come dire, triste. Allora, andiamo qui, così. Ok. Come on, bro. Ah no, qui. Ah, qui siamo sempre in sto cacchio di portale schifoso. Allora. Oh, cazzo! No, dove la tira? Io l'ho direzionata da... Bella. L'ho fatto fare un altro. L'ho direzionata dall'altra parte e me la tira lì, madonna. È colpa del mio mouse. Un mouse, come dire, non ha fatto da gaming, è un mouse tipo è talmente usurato che persino la scritta marca è scomparsa. Beh, qui non c'è più nessuno, quindi io cambio zona. Ho solo 18 di vita, però sono secondo, molto molto bene. 3 uccisioni. Vediamo un po' se qua c'è qualcuno. Oh shit. Dov'è? No, questo qua non lo voglio. Sono rimasti due che sono tra l'altro gli ultimi della classifica, perciò saranno sicuramente lì. Ora voglio quest'arma qui. Molto bene, molto molto bene. Allora. Qui non c'è nessuno. O sono uno FK magari. No, c'è solo FK. Ah, eccolo. Erano tutti là camperati. Lezzi. No, porca. Vabbè, abbiamo vinto lo stesso. 2-2. Partita molto combattuta, direi. Sembrava che all'inizio non avessimo chance, invece ora abbiamo pareggiato. Tira K. Ora prendo una bella flashbang, dai. Ok. Che tra l'altro, signori, la migliore proprietà delle flashbang è quella di rimbalzare contro un muro per finirti in faccia. È sempre così, no? C'è anche su cosa, sempre. La flashbang c'è uno spazio gigantesco, un portale tipo dimensionale enorme. E la flashbang andrà sempre a finire nel più piccolo pilastro per poi rimbalzarti addosso. Questo è un aneddoto che si rivela essere sempre vero. Ma morite. Bella, sparando a caso, vedete che. Cosa abbiamo qui? Cosa abbiamo qui? Cosa abbiamo? Ehi. No, mi uccidere. Bella. Questa è un mitraglietta, sì? Beh, deve essere molto potente, no? O no? Che dici? Oh, che cazzo, se flashbang. Adesso te ne tiro ancora uno. Te ne tiro una io adesso.
sarà sicuramente nascosto. Ma secondo me è qui. Oh cazzo, un'altra. Dai, basta. Quante ne ha? Due? Dove sono? Oh. Ah, qui è qui, bene. 1, 2, 3. Mori. Ah no, era questo. Ah, ok. Che arma? C'è nessuno. 3 a 2 per noi. Yeah. Ah, ma loro sono rimasti soltanto in 4. Ecco perché stiamo perdendo. No, ora no, ora sono in 5, bene. Allora, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Boh, provo questa. Granate. Cacchio, perché ho preso quest'arma di merda? Non posso prendere più le granate. Guardate il mirino di quest'arma, sembra tipo, sapete quelle foto fatte con Instagram dove metti effetto vintage? Cioè, una roba del genere sembra. Allora. Ora. Come vedete abbiamo, ora che stiamo vincendo abbiamo una tattica molto più invasiva. Cioè, prima, quando perdevamo, eravamo sempre campati, mica adesso. Muori. Siamo molto più invadenti. Cazzo, no. Fare così, uscire costeggiando il muro, ecco, per un bel salto, op, ecco, molto bene, molto molto. Oh cazzo, sono circondato. Oh Cristo, no, che palle. Vediamo un po' come andrà a finire. Allora, siamo 2 contro 3. Tutti ammucchiati, erano mica una bella granata lì, avrebbe fatto piazza pulita. Ah, cacchio, qualcuno aveva messo la bomba. Cioè, questo alla fine sapete che qua è come cerca di distruggi. Io uccido tutti i nemici e piazzi le bombe. Quando lo do la disin... Oh, ho io la bomba, che incarico molto infame per la bomba. Vabbè, adesso prendiamo un MP5, una granata. Anzi, no, voglio prendere una Molotov, così almeno quando si sono circondato posso fare una specie di... di coltre di fuoco che può danneggiare e allo stesso tempo rallentare i nemici. La Molotov è una granata molto 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 tattica in questo gioco qui. Guarda, qui non c'è nessuno. Ora siamo tutti qui, sì. No, siamo un po' sparsi, è il vero. Beh, io sto con lui. Vediamo. Dov'è? Ah, è andato via. Vediamo, usare la moto. No, anche da dietro, no. Che palle. Ho solo 14 di vita. Mi andrò a svegliare. Allora. Boh, allora direi di scendere nel ponte, dai. Sì. Qui siamo in due. Dovremmo... No, siamo soltanto... Sì, siamo in due. Uno è qui. Vediamo. Qui non c'è nessuno. Suspense cresce. Siamo 3 contro 4. Oh shit, ora siamo 2. No, dai. Beh, andiamo qui. Ecco, l'unica chance che avevo era quella di trovare uno girato, così gli sparavo e... Ecco, 4-3, stiamo perdendo, cazzo. Vediamo che posso prendere. Boh, per forza la K, cioè alla fine la K secondo me è l'arma più forte dei terroristi. Perché è anche quella più facile da... Cioè ha un inculo abbastanza pronunciato, però è quella più facile da usare secondo me. E anche poi fa molto danno. Ora, tanto che secondo me è meglio andare qui. Ok, che c'è sempre uno stronzo qua. Ma che cazzo! Come non detto. Ma porca puttana, ma perché? Cioè, allora, questa cosa qui, un'altra cosa che mi fa incazzare, che accade sempre negli FPS. Cioè, allora, io esco da un fottutissimo muro, no? E sto qui, quando sono già uscito dal muro, cioè, quando sono ormai fuori dalla casa, sto qua ti spara e i proiettili sembra che attraversano il muro e ti beccano lo stesso. Cioè, tipo che fossero fatti di ricotta sti maledetti muri, cioè, non lo so. È sempre così. Ok, sono abbastanza nella merda. Ho zero soldi, quindi posso comprarmi soltanto un fiammifero da lanciare, non lo so. Allora, speriamo stavolta di vincere. Sì, mi sa che stavolta la vittoria è nelle nostre mani. Partita molto avvincente questa. Shit. Se
sarebbe molto bello se qualcuno magari esperto in questo gioco qua mi scriverebbe tipo una specie di tattica, mi prescriverebbe una specie di, non so, di sì, di tattica da utilizzare, perché io, cioè, di tattiche qua non ne conosco. Secondo me questi giochi qua sono quelli dove ciò che conta è l'esperienza, cioè più hai esperienza più è facile per te giocare bene, capite? Però se voi conoscete proprio una tattica tipo di, non so, di andare qua in questo momento, andare lì e temporeggiare, fare queste cose qui, scrivetemi perché mi sarebbe molto l'aiuto. Ora, dato che non ho niente, mi prendo quest'arma di merda, che sarebbe il Galila R. Vabbè. Oh, buona, non so dove andare. Seguiamo costui. No, 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 cioè non posso andare qui. Cioè non lo so, non so, non so veramente dove andare. Boh, andiamo qui. Ecco. Ah, shit. Boh, provo a camperarmela. Sì, provo a camperarmela. Magari se campero mi riesce tutto meglio. Uno è camperato lì. Poi magari se loro escono da là, io li sparo. Se non sai cosa fare, campera dopo tutto, no? Anzi, io sto camperando qua. No, qua, no, qua ho più, sono più esposto ai proiettili, quindi meglio stare qui. Vediamo, vediamo, vediamo. Allora, sono ancora tutti, non è morto nessuno. Chia. No. Dio, sono tutti qui, sono tutti, erano tutti lì. Erano tutti là, tutti dove ero io. Vabbè, ho combattuto da impavido guerriero. Ho fatto 2 uccisioni in più. Sono 6-7, dai, non è molto male 6-7 alla fine, no? Boh, facciamo la tattica di prima. Cecchinazzo, fumogena. E andiamo, torniamo lì. Magari ora avrò più fortuna. Ok. Bene. Ecco, sono l'unico che si è appostato qui. Oh, ecco, vedo delle gambe che si... Oh, cazzo fa questo? Sta ballando, lo so, guarda. Ah, sì, eh. Dai, vieni qui, ti aspetto. Dove sei? Boh, è scomparso. Tra l'altro una cosa che devo imparare a fare... Come l'avevo messa la piazzata? Merda. Una cosa che devo imparare a fare, dicevo, è quella di... Senti, io vado dall'altra parte perché là sarà pieno di gente. È quella di... Oh, sono l'ultimo rimasto, toh. È quella di... cioè, di cambiare arma premendo i tasti dei numeri, non i tasti del... Cosa? Maledetti, sta bomba di merda. Allora. E via. 7-3 per loro. Mi sa che qua siamo destinati a perdere. Vabbè, questo qua è un root commander, quindi carico tutto. Cioè, carico quelle, anche le partite più merdose, le carico lo stesso. Quindi chi se ne frega, dai. Ma muori. Fumogena. Oh. No, ma non lì. C'è la testa di questo coglione che mi ha deviato la fumogena. Molto molto bene. Allora, cazzo, magari perdo. No. Ma che cazzo, porca troia. C'era pure la fumogena. Questo qua con una pistola mi uccide. Oh no. Sì, vabbè, mi sa che... Quanti round ha questo gioco qua? Boh, non lo so. E questo è già il 10° round. Penso che tipo ne ha... Boh, non lo so quanti ne ha. Beh, seguiamo quindi le avventure dei nostri ultimi sopravvissuti. Dove sono? Lui, eccolo qui. Con l'esertigo è morto. Ok, e quindi la partita è finita. Abbiamo perso 7-3. E avete un po' di pazienza, perché, cioè, lo so che faccio abbastanza schifo. Beh, però alla fine non c'è, sono arrivato secondo. Cioè, ho fatto 6 uccisioni, 8 morti. Non è tanto male. Spero di migliorare col tempo. Se qualcuno è un esperto di gioco qua, mi consigli un po' di... se ha qualche consiglio per me, io sono felice di metterlo in pratica. Ok, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Karma.